Regione Campania è impegnata in un programma davvero imponente di politiche sociali che vanno da scuola viva all'aiuto alle famiglie più deboli, dall'integrazione del fondo per le disabilità al trasporto scolastico gratuito. Abbiamo presentato questa mattina un nuovo intervento della Regione a favore degli asili nido. Sapete che come Regione Campania vantiamo un primato negativo insieme con la Calabria. Abbiamo la rete più scarsa di asili nido, tranne che nella città di Salerno, dove abbiamo una realtà di assoluta eccellenza, perché la città di Salerno è fra le prime 4-5 città d'Italia per la rete di asili nido. Finanziamo un progetto che impegna la Regione per oltre 80 milioni di euro. Abbiamo già finanziato i comuni, 121 comuni, per lavori di ristrutturazione e manutenzione degli asili. Con il nuovo bando destiniamo 30 milioni ai comuni per realizzare nuovi asili nido e soprattutto stanziamo 10 milioni di euro per dare un buono famiglia alle famiglie più povere che hanno difficoltà a pagare le rette mensili. E quindi prevediamo di dare questo buono famiglia per un importo massimo di 530 euro al mese per le famiglie che hanno un ISEE al di sotto dei 15.000 euro. E infine variamo una nuova misura importante, cioè borse di studio per i ragazzi delle scuole medie superiori. Sapete che abbiamo fatto un lavoro imponente per pagare le borse di studio dal 2013 ad oggi per gli universitari. Abbiamo deciso una nuova misura per un'altra decina di milioni di euro, e cioè attribuire borse di studio anche ai ragazzi delle scuole medie superiori, ovviamente sempre al di sotto di una certa fascia di reddito. Si conferma con queste misure il carattere di assoluta apertura della Regione Campania verso le politiche sociali, che sono diventate ormai il capitolo di bilancio libero della Regione più sostanzioso nel quale siamo impegnati.